Quando si parla di simulazioni tennistiche, subito vengono in mente le grandi produzioni firmate 2K e Sega, ovvero Top Spin e Virtua Tennis, che sono i punti di riferimento del genere. Ma come terzo incomodo prova ad inserirsi EA Sports, con un brand che ha letteralmente spopolato su Nintendo Wii, ovvero Grand Slam Tennis. L'esperienza di EA e le novità introdotte in questa nuova incarnazione giocano a favore, ma sono sufficienti a rubare la scena ai due grandi protagonisti del tennis simulato? Ve lo raccontiamo in questa nostra recensione di Grand Slam Tennis 2. Grand Slam Tennis 2 è il primo capitolo di questa serie firmata EA Sports ad approdare su console HD. A differenza del capostipite uscito su Nintendo Wii, gli sviluppatori hanno deciso di abbandonare il look quasi caricaturale a favore di un aspetto decisamente più serioso ed autentico. Per cercare di distinguersi dalle altre serie tennistiche, i ragazzi di Electronic Arts hanno messo a punto un sistema di controllo battezzato Total Racket Control, che mappa il controllo della racchetta sullo stick destro e ci permetterà di imprimere alla palla effetti come il top spin e il back spin in base all'inclinazione dello stick stesso. Sarà anche possibile adottare un sistema di controllo più tradizionale, con i colpi associati ai classici pulsanti frontali. Ogni giocatore potrà quindi scegliere la tipologia di comandi più vicina al proprio stile di gioco. Dal punto di vista del gameplay, infastidisce un po' l'intervento dell'intelligenza artificiale, che posiziona al meglio il giocatore nei confronti della palla al momento dell'impatto, e questo lascia poco spazio all'abilità del singolo. Sotto l'aspetto contenutistico possiamo invece affermare che Grand Slam Tennis 2 offre di più rispetto ai suoi diretti avversari. La presenza degli eventi più importanti sotto licenza, Wimbledon compreso, è un bel punto a favore della serie. Queste licenze sono ovviamente supportate dalla classica carriera in stile EA Sports, che ci darà la possibilità di creare il nostro alter ego virtuale grazie ad un editor estremamente dettagliato, per poi cercare di fargli vincere il grande slam. Ogni evento principale sarà intervallato da una serie di altri eventi, sia di allenamento che di esibizione, utile a migliorare le statistiche del nostro personaggio, così da permetterci poi di affrontare le star di questo sport come Federer, Djokovic e Nadal, tutti rigorosamente sotto licenza e quindi perfettamente riprodotti. Oltre alla modalità carriera sarà possibile giocare partite di esibizione, tornei personalizzati e poi match classici. Questi ultimi ripercorrono alcuni dei momenti storici del tennis degli ultimi 30 anni, ad esempio gli scontri tra McEnroe e Borg o le imprese più recenti delle sorelle Williams. Anche questi sono un importante valore aggiunto che potrebbe spingere verso il titolo Electronic Arts anche i fan più convinti di Top Spin e Virtua Tennis. Non manca ovviamente l'online, con la possibilità di giocare match singoli, liberi o classificati, oppure di puntare alla vittoria di un torneo contro altri tennisti virtuali sparsi per il mondo, il tutto impreziosito da un netcode che non soffre la minima latenza, regalando quindi partite pulite e spettacolari. Sotto il profilo tecnico ci sono luci ed ombre. Lodevole la riproduzione dei diversi campi da gioco e degli oltre 20 tennisti presenti all'interno del pacchetto, molto meno lo è la qualità delle animazioni di questi ultimi, poco curate e distanti da quelle delle controparti reali. Per un titolo rivolto agli appassionati non è una pecca da poco. Di contro segnaliamo la presenza, per la prima volta in un titolo tennistico, della telecronaca, affidata ad una vera leggenda di questo sport, ossia John McEnroe. In definitiva, questo Grand Slam Tennis 2 si posiziona a metà strada tra la simulazione pura proposta dalla serie Top Spin e la giocabilità più arcade di un Virtua Tennis. E questo ibrido potrebbe essere il vero punto debole della produzione, perché nel tentativo di far contenti tutti, come si suol dire, si rischia poi di non far contento nessuno. Proprio così, è sicuramente comunque un primo importante passo di EA Sports nell'ambito del tennis simulato, e sappiamo che Electronic Arts, quando si mette d'impegno, poi porta a casa il risultato, no? L'abbiamo visto con FIFA. Vedremo dunque come saranno i futuri capitoli della serie. Per ora Grand Slam Tennis 2 convince, ma solo a metà. Le idee e i mezzi ci sono, ma per arrivare in cima c'è ancora tanto lavoro da fare. Consigliato dunque solo ai fan più sfegatati che cercano un diversivo a Top Spin e Virtua Tennis.